Brown the Rocks, Join the Club. Benvenuti a tutti, ciao Checco. Ciao Eddie, bentornato in studio. Grazie. Allora, com'è questo rientro da Covid? Molto molto emozionante, è stata una lunga assenza, un'assenza forzata, però finalmente siamo ritornati alla base, no? Come si dice. Sì, adesso in studio però siamo io e Eddie, come da misure Covid, certo. 2 metri di distanza. Gli altri in studio non ci possono essere, ma li presentiamo in onore sempre di, in ordine sempre di anzianità del programma. Kilma, che a un certo punto si collegherà. Che ha avuto dei problemi tecnici. Giulia ride, infatti. Paolo, ciao Paolo. Ciao, ciao a tutti. E Giulia, la nostra, diciamo, ospite di questo speciale che stiamo facendo anche in onore ai cinema presenti con la piattaforma, tra l'altro, Mio Cinema, di cui abbiamo parlato la volta scorsa, e oggi ci dedicheremo. Ciao Giulia. Ciao, ciao a tutti. Ciao, grazie, grazie per avermi di nuovo invitata. Dunque, questa carrellata di saluti per innanzitutto mandare la prima canzone della giornata, che vuol dire in lingua romani, vuol dire buon viaggio. Questi sono i Litfiba con Laciodrome, quindi se riuscirete un giorno a viaggiare, fate un buon viaggio. La strada dove finisce, senza piedi userò le mani, mani, fino alla pista che non esiste, la cavalcherò sui venti e gli uragani. Con gli occhi della rabbia, dell'arcobaleno, che non conoscono la destinazione e che mi dicono buon viaggio al Laciodrome. Ti porterò. Ti prenderò. La rotta sotto questa luna, con i suoi problemi, con i suoi compromessi, e che ogni volta non ritrovi mai la stessa. Ci porterà. Zingara. E ti porterò. Ti porterò nei posti dove c'è del buon vino, e festa, festa fino a mattina. Sirena con due occhi grandi come la fame, balla, balla e poi lasciami qui. Piedi userò le mie mani e tutta l'arte di un equilibrista per trovare un altro mondo per noi due. Noi due. E faccia a faccia con la porta della paura, senza lacci, senza cintura. Sirena con due occhi grandi come la fame. Guarda, guarda, io sarò qua giù. Dove c'è del buon vino, e festa, festa fino a mattina. Sirena con due occhi grandi come la fame, balla, balla e poi lasciami qui.
si rientra sulla voce di, del grande Piero Pelù con l'acciodroma Festa Festa, come dice lui. Allora, lascio la parola a Giulia in questo momento per parlare di un attimino, di nuovo fare quell'accenno di Mio Cinema. Che cos'è Mio Cinema? Che questa settimana anche noi di Lunedì Film abbiamo inaugurato guardando qualche film. Vai Giulia. Allora, come abbiamo accennato settimana scorsa, Mio Cinema è una piattaforma digitale che è stata sviluppata da My Movies, Lucky Red e Circuito Cinema con lo scopo di andare a promuovere in Italia il cinema di qualità. Vuole andare a promuovere in Italia il cinema di qualità, andando però anche a sostenere i piccoli cinema di quartiere, il cinema in cui tutti noi andiamo solitamente a vedere i film. Quindi questa piattaforma si propone con una serie di contenuti inediti che l'utente può acquistare, quindi può acquistare contenuti di prima visione. Accanto a questi sono anche disponibili alcuni film di repertorio, alcuni film già usciti nelle sale cinematografiche anche più di 10 anni fa, che tornano, diciamo, ad essere attuali perché vengono contestualizzati a fianco dei film più nuovi. Diciamo che questo è Mio Cinema, per semplificare al massimo. No, è stato molto molto chiaro, poi tanto dopo ne parleremo anche, parleremo di quelle che sono le nuove uscite, ma parliamo di questa nuova uscita che c'è stata questa settimana, appunto, con I Miserabili, di cui abbiamo parlato lunedì scorso. Regista, io non lo so pronunciare. Allora, Lajli, esatto. Ok, sono perfetto. Andato anche a vedere dei filmati su YouTube per avere una pronuncia impeccabile. Io sono riuscito a dire Lady Lee, quindi figuratevi, cioè, che livello posso avere. Se dici Lady D va tutto bene. No, infatti, lascio la parola a Eddie sulle prime impressioni, quello che può essere accattivare il... cioè invogliare a renderlo accattivante, perché lo è. Io questo lo devo dire, l'ho guardato anch'io, Recordman, ho visto un film. Anch'io l'ho guardato stamattina e mi è piaciuto veramente tanto. Allora, del romanzo di Victor Hugo prende il titolo e l'ambientazione, perché anche il grande romanzo di Victor Hugo era ambientato a Parigi, e è un grande romanzo corale, no? Un grande romanzo urbano. Soprattutto mi è piaciuto il fatto di mettere, così come faceva Victor Hugo nel suo libro, varie sfaccettature della stessa categoria sociale. Abbiamo il poliziotto cattivo, ma anche il poliziotto buono, e ci sono tutte le categorie sociali rappresentate. E così come nel romanzo di Victor Hugo avevamo l'ispettore Javert, secondo il quale chi si era macchiato di un crimine, chi aveva commesso qualcosa che potesse essere definito criminoso, non aveva più la possibilità di redimersi, anche qui abbiamo il poliziotto, quello che ha un po' la parte del bastardo, che pensa che qualsiasi persona gli venga a tiro debba essere trattata male da lui proprio in quanto è un poliziotto. Però abbiamo anche il poliziotto buono che, senza voler spoilerare nulla, alla fine, insomma, sarà colui che un po' incarna invece il poliziotto dai buoni sentimenti, perché, come dice sia Victor Hugo nei Miserabili che poi viene riportata anche come epigrafe finale, non ci sono cattive erbe, non ci sono cattivi uomini, ma esistono soltanto cattivi coltivatori. Cioè, se la società è in grado di dialogare con le persone, se la società è in grado di coltivare delle buone erbe, sicuramente il raccolto sarà buono un giorno. Assolutamente. Parola a Paolo, che anche tu hai visto questo film. Prego. Grazie. Allora, a me è piaciuto un sacco questo film. In particolare, verso la fine, c'è questa scena che appunto non voglio descrivere più di tanto, più che scena una sequenza che si svolge all'interno di un palazzo delle case popolari. Sì. E il modo in cui è stato gestito lo spazio, proprio che sembra un assedio tra le forze dell'ordine e delle insurrezioni popolari, quello lì a livello registico a me è piaciuto davvero tantissimo. Per il resto mi ha ricordato un po' Fa la cosa giusta di Spike Lee, il modo in cui vengono gestiti alcuni personaggi. Per esempio c'è questo kebabaro che è una figura di spicco nel quartiere, o anche un altro capobanda che viene chiamato il sindaco, come c'era anche il sindaco, e anche Barbone. Sulla maglietta ce l'ha scritto l'MR, sì, esatto. Che è un altro richiamo al romanzo di Victor Hugo, no?
e anche la banda degli zingari, poi anche questa idea che c'è un leone che si aggira per Parigi, anche se è un cucciolo, comunque è strana questa idea qua. Guarda, quindi mi è piaciuto in generale. Io adesso non so se voi abbiate mai visto il film di Mathieu Kassovitz, L'Odio. Paolo probabilmente sì, Eddie non so se tu l'hai visto. No, a me manca. Ok, allora non vi dico niente perché secondo me è molto molto accostabile. E siccome L'Odio ha un che di surreale, ancora più surreale, perché adesso tu dici leone, nell'Odio c'è una mucca. Vi dico solo questo, che in realtà non è così protagonista come protagonista tra virgolette quello del leone nei Miserabili, però diciamo che c'è una roba surreale su questa roba qua della mucca, sempre sulla l'ambientazione delle banlieue parisienne, quindi la questione delle chiamiamole case popolari, dei quartieri comunque dove c'è gente disagiata o comunque gente che è stata dimenticata. Che è stata dimenticata, sì, i borderline anche a livello sociale. Quindi a me il film, ammetto, è piaciuto molto. E Paolo, bellissima riflessione su quella dell'ambientazione, quella della rampa delle scale. Veramente sì. Quella mi ha ricordato molto L'Odio. Che tra l'altro vi consiglio, anzi, compito a casa, guardate L'Odio. E poi penso che Lajli si sia difficilissimo per me. Si sia anche non ispirato molto, sì. Ma penso che. Ma infatti alla consegna dei premi a Cannes Kassovitz era andato proprio a complimentarsi con lui, quasi considerandolo il suo erede, no? Dopo il sì, suo L'Odio. C'è molto stile preso da Mathieu Kassovitz anche a livello tecnico, perché infatti nell'Odio, adesso parlo più dell'altro film, ma ci sono parecchie scene dove la tecnica fa da padrona, oltre che la trama del film, che è comunque bellissima, fatta bene, e per nulla banale, è molto originale, nonostante ci siano tanti riferimenti a roba del passato. Se siete d'accordo, Eddie, certo, ovvio, Paolo. Assolutamente. No, perché io sono neofita nel mondo del cinema, ci voleva mio cinema per farmi iniziare, avete capito, no? Quindi io adesso mando mando una canzoncina dicendo guardatevi I Miserabili se non l'avete ancora fatto. Quanto dura, Giulia? 20 giorni, vero? Più o meno. Sarà ancora disponibile per circa un mese. Ah, ok. Circa un mesetto. Sì. Perché invece gli altri titoli saranno disponibili solo fino al 30 di maggio. Di maggio, perfetto. Tanto adesso andiamo con una canzoncina e poi rientriamo con qualche altro titolo e qualche altra curiosità. Allora, visto che non sono più capace a fare la regia, mando un pezzo. Questi sono i Kasabian, Goodbye Kiss. È un pezzo che a me piace molto. Non mi piacciono i Kasabian, ma questo è un bel pezzo. What you do when you have it.
maligna dell'universo ha deciso per me di non permettermi di entrare a far parte di questa puntata. Ad ogni modo, io ci tengo a consigliare ai radiospettatori di guardare Favolacce, è disponibile su Mio Cinema, è un ottimo acquisto, io l'ho acquistato, l'ho visto, ha vinto già un mucchio di premi in ambito internazionale e italiano, con Elio Germano e i fratelli D'Innocenzo alla sceneggiatura. Spero di aver detto giusto il cognome dei fratelli. Comunque sono bravissimi, le riprese sono eccezionali, è una trama incredibile, quindi buona visione. E questo è il contributo del nostro, diciamo, il buon Kilma, che oggi per motivi tecnici, i motivi tecnici lo hanno abbandonato oggi, ecco. Do la parola un attimino a Paolo, anzi chiedo a Giulia come chiamare i film, quegli altri, non le prime uscite. Già prima. Sono stati definiti i film collaterali. Collaterali perché sono stati selezionati nell'ottica che il film principale, il film che ha lanciato la piattaforma, I Miserabili, di cui abbiamo appena parlato, ha vinto il Festival di Cannes lo scorso anno. Insieme a questo film sono stati proposti questi altri film, che sono i film che hanno vinto Cannes negli ultimi 10-15 anni. Per questa ragione quindi sono stati definiti film collaterali. Aggiungerei solo una cosa al suggerimento che ci ha fatto Kilma poco fa sulle Favolacce. Sulla nostra pagina Facebook è disponibile un'intervista ai fratelli D'Innocenzo in cui raccontano e parlano del film, quindi se volete qualche informazione in più prima di acquistarlo potete andare a vedere questo contenuto disponibile sulla nostra pagina Facebook. Benissimo, grazie che ce l'hai detto, perché infatti andrò a vederlo, perché ero già curioso, il titolo a me piaceva, però ho già guardato un film questo weekend, uno alla volta, pian un piano, attimo, e pian piano si inizia. Paolo, allora, film collaterali, hai detto che hai guardato? Amour, del 2012, per la regia di Michael Haneke, non sono sicuro della pronuncia del cognome, però spero di averlo detto giusto, l'ho guardato innanzitutto perché mi interessava appunto il regista, perché avevo già visto un film di Haneke, e parla appunto di questa coppia di ottantenni, molto appassionata di musica classica, anche che dà lezioni, che sono molto in sintonia tra loro, si vede che si amano, ma la loro quotidianità è interrotta da un ictus che prende appunto la moglie. E quindi il film si incentra principalmente sul deterioramento mentale della moglie e come l'amore tra questi due anziani viene messo a durissima prova dalla sua malattia. E innanzitutto c'è da evidenziare lo stile sempre presente del regista, molto minimale, molto terreno, infatti i suoi personaggi, le sue storie non hanno mai particolari guizzi, sono sempre molto terra terra, diciamo. Ok, concreto. Lui si occupa appunto di storie di personaggi che potrebbero esistere realmente, non di personaggi fuori dal comune, ecco. E poi anche la regia ci aiuta a immergerci particolarmente nell'atmosfera di una casa di due anziani, perché le inquadrature sono quasi sempre ferme, anche per scene che durano diversi minuti, non si sposta mai l'inquadratura, non c'è un montaggio dinamico, è tutto molto molto fermo su quello che sta succedendo in quel particolare momento. E cosa si può dire anche? Ah, ci sono alcuni elementi onirici nel film, per esempio alcuni sogni che ha il marito a causa di questa malattia, e senza dire nulla del finale, anche una scena che va oltre l'onirico, perché diventa quasi una scena da purgatorio quasi. Interessante, secondo me hai stuzzicato anche il giusto. Poi la cosa delle inquadrature ferme, a me piace la sua parte più tecnica, Eddie è un po' più filosofico, sì. È un po' più non narrativo, è un po' più... Entro più invece entrare nei contenuti, suo stile. E visto che io di film collaterali non ne ho visti, a parte uno che non ricordo e quindi non ne parlerò, Eddie, un film collaterale che hai visto tu, qual è? Allora, io ho visto L'Enfant dei fratelli Dardenne, e già c'è una genialata qui a partire dal titolo. L'Enfant, che in francese significa il bambino. E noi nel film vediamo appunto che si tratta di una coppia molto giovane che ha avuto un bambino, ma non sanno neanche loro che cosa si trovano in mano, perché ovviamente quando si è così giovani
e soprattutto non si ha l'esperienza necessaria per potersi occupare di un bambino, è come se fosse un giocattolo, tant'è vero che a metà del film vedremo addirittura il protagonista vendere suo figlio per ricavarne dei soldi all'insaputa della compagna, che nel frattempo è finita in ospedale per un motivo di salute. Okay. Perché dicevo della genialata del titolo? Perché noi vediamo questo padre, ventenne, poco più che ventenne, che ogni volta che racimola del denaro, che cosa fa? Come i ragazzini di 15-16 anni, pensa a comprarsi il giubbettino che vede nella vetrina del negozio, o qualsiasi cosa possa appunto piacere in fase adolescenziale. Quindi alla fine ci si deve chiedere, l'enfant del titolo chi è? Il bambino o il padre? Quindi è veramente originale come sì, un cosa. Po', guarda, un po' tutti questi, ammetto, tutto quello che viene premiato poi a Cannes, perché poi sono tutti film che arrivano dalla Palma d'Oro, giusto? Sì, Cannes. Non voglio farmi delle gaffe. Sì, questo l'ha vinto nel 2005. Sono comunque film che lasciano sempre proprio questa dicotomia, no? Chi è il buono, chi è il cattivo, cosa che troviamo anche nei Miserabili. Anzi, esiste veramente un buono e un cattivo, perché poi c'è una, tanto, ecco, ritorno un attimo ai Miserabili, c'è una scena dove tutti tornano a casa, varie scene, e si vede la loro normalità, sono tutte persone normali. Che nel poi, loro quotidiano poi sono tutti contro tutti, ma alla fine poi sono buoni nel loro quotidiano. E c'è sempre un po' infatti questa dicotomia. Ora invece lascio un attimino lo spazio a quello che sono i nostri, come piace a me in stile anni 80 chiamarli, consigli per gli acquisti, un attimino di spot, noi ritorniamo subito dopo la canzone, dopo gli spot, e parliamo ancora un attimino di Mio Cinema, ricordando ai nostri amici ascoltatori che ci possono scrivere al 349-192-7726 e possono iniziare soprattutto andare su miocinema.it, iscriversi gratuitamente alla piattaforma, guardare i film che ci sono, e ammetto, dico una cosa che va contro ogni mio interesse, se non vi piace niente di quello che c'è così a pelle, potete non guardarlo, vi siete iscritti e nessuno vi chiederà niente, se poi vi piace un film andate, acquistate con una prepagata, adesso non mi ricordo se c'è PayPal, comunque con una carta, consiglio prepagata per questioni ovviamente di hackeraggio delle carte, comprate il film che più vi piace, io ve lo consiglio veramente, Miserabili, soprattutto per alcuni ascoltatori che ci stanno ascoltando, tra cui mio cugino Angelo che ricorda la scena del bagno dell'odio. Angelo, vai, prendilo stasera, fidati, perché veramente se ti è piaciuto l'odio, come so, ti piacerà tantissimo i Miserabili. Quindi consigli per gli acquisti e noi ritorniamo fra poco più di 3 minuti. On the rocks, join the club. 9 dentisti su 10 consigliano. E il decimo? Dicevo, 9 dentisti su 10 consigliano. Sì, ma il decimo? Lasciami finire. 9 dentisti su 10 consigliano. Il decimo ti risolve il problema. Lo studio dentistico del dottor Bracciotti, medico specialista, è in via Vittorio Emanuele 36 a Bra. Ed è lui il decimo. Buongiorno, un caffè per favore. Facile dire un caffè. Qui al mondo del caffè abbiamo tantissime miscele e tipologie di caffè, Stradivari, Costa Rica, filtro americano e tanti altri. Wow, ma allora ogni giorno ne voglio assaggiare uno diverso. Scegli il tuo caffè. Il mondo del caffè è a Bra, in Corso Garibaldi 38. Bra on the rocks. Bra on the rocks. Join the club. The club. The club. Yeah. Scusa.
Eddie, adesso dico una cosa, questi erano i Subsonica quando facevano ancora musica bella. Ah, ecco. No. Ma io non li seguo, quindi non li ho mai seguiti, quindi sto alla tua parola. No, no, beh, no, ha sempre fatto musica bella, ma questo qua è uno dei primi dischi, forse il primo famoso, era Cose che non ho, è veramente un bel pezzo. Quando avevano ancora quelle influenze reggae, ma noi non parliamo di influenza perché l'influenza è sempre ancora una brutta parola. No, no. A non oggi, diciamolo ancora. Un po' come dire, l'altro giorno, adesso faccio un piccolo accenno, visto che siamo in periodo Covid, l'altro giorno mia sorella mi ha scritto sono positiva e io ho preso malissimo, boh, avevo già iniziato a contattare tutti i miei contatti, invece era sono positiva sull'andamento, no, perché io ho visto solo la prelettura e leggevo solo sono positiva, in realtà era sono positiva, secondo me questo mercato del lavoro si riprenderà presto, allora ho detto non si devono, certe parole sono un po' tabù in questo periodo. In questo periodo dire di essere positivi è non proprio si può, non si può vietato. Dire tipo... hai subito l'influenza di la parola influenza positivo, trovatemi un'altra parola e non la dobbiamo dire. Ma ritorniamo al cinema, che speriamo innanzitutto che riapra prima possibile. Tra l'altro, Giulia, te lo dico, io I Miserabili lo voglio vedere al cinema adesso, non me ne frega infatti. Niente anche fra, va bene, va bene. Anche fra 10 anni, ma lo voglio vedere al cinema perché merita. Guarda, mal che vada ti prometto una proiezione privata tutta per te. L'hai detto, puoi invitare Eddie, io che mi siedo in fondo, Eddie in fondo, io davanti, perché non le sopporto Eddie, sta lontano, parla lui, ciancica quando mangia popcorn. Non è vero, non è vero. Vabbè, c'è anche la distanza, se qualora le misure fra 10 anni saranno ancora quelle. Però che ciancico i popcorn è vero. Hai visto? Ci ho preso. Dunque, Eddie, parliamo ancora di un film collaterale che è quello che ho visto anch'io, ma lascia, guarda, no, no, tranquillo Eddie, parlane pure tu. Allora, come film collaterale ne ho scelto uno del 2013 che è La vita di Adele. Bellissimo. In questo caso il cinema assolve una grande funzione sociale perché parla di tematiche un po' dimenticate dalla politica o dalla società, qual è quello appunto dell'amore omosessuale, lo ripropone in una chiave che è comprensibile un po' a tutti. Infatti c'è questa storia d'amore fra queste due ragazze che potrebbe essere la storia d'amore che esiste fra un uomo e una donna, quindi ci sono le stesse gelosie, gli stessi momenti di pausa che una coppia eterosessuale potrebbe prendersi per pensare sulla propria relazione. Quindi è veramente una funzione sociale che il cinema assolve in questi casi, davvero importante secondo me, no? Sì, sì, no, sono pienamente d'accordo. Infatti l'altra volta ne avevamo anche parlato di questo tema. Io ammetto, devo riguardarlo perché
Mi ricordo che mi piacque tantissimo, ma appunto... Sì, un po' lungo, l'unica pecca che ci trovo è che è un po' lungo. Però è da guardare fino alla fine, perché appunto non è mai... Cioè, è una storia d'amore che ha molti alti e bassi, e quindi da vedere fino alla fine. Ma anche, infatti, hai detto una bella cosa, la durata dei film. Ci sono film, esempio, cito 900 di Bertolucci, che dura quasi 5 ore, se non oltre le 5 ore, che è un film che la prima volta che l'ho visto senza neanche alzarmi per fare la pipì. Ok, 5 ore tanto volate, tanto... Poi c'è un film magari da un'ora e mezza che magari sono anche belli, incalzanti, però diciamo che arrivi alla fine che dici ok, è finito. E sui Miserabili, torno un attimo al primo film, devo dire che è stata un'ora e 40 incredibilmente piacevole. Tiene dal primo bene minuto. Tutto il film. Sì, su questo è stato bellissimo. Do la parola un attimino a Giulia per riparare a Giulia, ho detto Giulio pensando a Kilma perché ci manca oggi, lo salutiamo tra l'altro. Ciao. A Giulia per parlare ancora di Mio Cinema, di quelle che sono le prossime uscite, perché ci saranno prossime uscite, come dicevi, accennacele. Appunto, questo sabato, il 30 di maggio, uscirà in anteprima, in esclusiva su Mio Cinema, Dopo il matrimonio. Dopo il matrimonio è il remake di un film del 2006 che è un grande film candidato agli Oscar, e in questo remake la critica straniera, perché non è ancora uscito in Italia, segnala come sia un grande film soprattutto per il cast, in quanto vediamo una fantastica Julianne Moore che, come molti ricordano, ha vinto un premio Oscar solo pochi anni fa, e Michelle Williams, che invece è stata candidata ben 4 volte ai premi Oscar, e che magari qualcuno ricorda anche per le serie televisive adolescenziali, ma che è diventata una grande attrice. Ha interpretato Marilyn, fantastica nel ruolo di Marilyn Monroe. Sì, è vero. Tra l'altro dico una cosa brevemente sulla candidatura agli Oscar. Gli Oscar sono uno dei pochi premi al mondo, forse l'unico, che la candidatura stessa è a sua volta un premio. Cioè, è un pregio. Sì, certo. Essere stati candidati è un titolo. Cioè, quindi io vorrei essere escluso dai candidati, già mi basterebbe. Quindi. Giulia, ti ho rubato la parola, prego. Sì. Ma figurati. Appunto, Dopo il matrimonio è un film, secondo me, molto, molto avvincente. Perché si focalizza sulla figura di queste due donne, una ragazza, una giovane donna che gestisce un orfanotrofio in India, e dall'altra parte invece abbiamo una donna di successo americana che decide di finanziare questo orfanotrofio. La storia gira intorno al rapporto tra queste due donne. Isabel, la giovane, diciamo, gestrice dell'orfanotrofio, viene invitata a New York per conoscere questa benefattrice, e da qui nasce un intrigo che viene portato avanti per tutto il film, di segreti e di retroscena che andranno a accompagnare lo spettatore durante tutto il film. Diciamo che questa trama a me ha attirato molto, non ho voluto leggere più del dovuto perché non volevo spoiler, certo. Quindi ve lo presento così per quello che ho letto. Abbiamo avuto una notizia proprio solo oggi nelle scorse ore, che nei prossimi giorni sarà disponibile anche sulla piattaforma il docufilm Selfie, che è già uscito nei cinema qualche tempo fa. L'abbiamo proiettato anche noi al Cinema Vittoria durante una rassegna nel mese di febbraio. È un film girato completamente con il telefonino. Era durante Cinema i Valori, vero? No, era il cinema diffuso. Ah, ok, ok, quest'anno. Sì, sì, no, ma non l'avevo visto, ma mi ricordo che c'era. Sì, questo non lo ricordo. Ed è ambientato a Napoli. Secondo me è interessante anche accostarlo a fianco dei Miserabili, perché racconta delle sfaccettature della Napoli dei giorni nostri e di che cosa si trovano i ragazzi davanti in una società in cambiamento e particolare. Infatti, diciamo. La banlieue parisienne non è tanto diversa dalla banlieue napoletana, ecco, sì, anzi. In certi casi, secondo me, io mi sento più sicuro a Napoli che a Parigi, nella banlieue parisienne.
su questo. Invece volevo fare, vabbè, come questa settimana è uscito anche Favolacce, inaspettato, nel senso è arrivata una mail, diciamo, con poco preavviso. Con poco preavviso. Non si sa se uscirà qualcos'altro, non collaterale, perché collaterali sono quegli altri. Allora, vabbè, le prime, diciamo, le prime uscite, già inizio, già quando la piattaforma è nata, erano state, diciamo, annunciate e le potete trovare sul nostro sito. Bene. Internet, potete trovare quelli che sono i film che usciranno nelle prossime settimane, usciranno sempre con una cadenza all'incirca di 15 giorni. A fianco di questi, che diciamo sono i film principali, poco a poco ci sono delle sorprese, come è stato ad esempio il caso di Favolacce, poco a poco potranno esserci altre novità. Quindi è modo per tenersi sempre attivi, ogni tanto guardare il film, esatto. Guardare il sito Mio Cinema o anche seguire la pagina Facebook. La nostra pagina Facebook, Cinema Vittoria Multisala Bra, sì. dove appunto condividiamo sempre quelle che sono le novità. Sicuramente dopo il 30 di maggio, che diciamo scadranno quelli che sono i film collaterali, verranno aggiunti altri contenuti che poco a poco scopriremo. Un'altra cosa molto interessante della piattaforma Mio Cinema vuole essere una piattaforma quanto più interattiva. Quindi dà la possibilità allo spettatore anche di suggerire alcuni titoli, quindi se qualcuno di voi è interessato a vedere qualcosa o anche guardando i film che sono disponibili gli viene in mente un qualche collegamento e ricorda film collaterali, sì, come hai fatto tu ad esempio, Checco, potete tranquillamente contattare il Mio Cinema per suggerire appunto dei titoli. Sulla piattaforma Mio Cinema trovate ovunque loro contatti di chi amministra la piattaforma e di chi gestisce anche i contenuti, quindi riuscirete sicuramente a trovare il contatto di qualcuno, diciamo. Un altro supporto che dà Mio Cinema, poi ti lascio la parola. No, che vai tranquillo, vai tranquillo. Ho visto che ti ho interrotto. Mio Cinema ha anche un servizio di assistenza 24 ore che chiunque abbia dei problemi tecnici può contattare sia via mail sia telefonicamente. Sono a vostra disposizione per appunto per risolvere anche quelle che possono essere le problematiche tecniche sulla visione di contenuti o quant'altro. No, poi devo dire, tra l'altro, c'è la possibilità di guardarlo in più qualità. Ovviamente se lo state guardando da uno smart TV sicuramente mettete la qualità più alta, se avete soprattutto anche una buona connessione ovviamente in quello, se no potete, io tipo l'ho guardato da PC, ho una qualità leggermente inferiore a quella che può essere la qualità massima, perché il mio PC più di quello non può fare. E poi si può scegliere anche la lingua, in lingua originale. In lingua originale con sottotitoli, infatti l'altra volta ce l'eravamo chiesto, si può fare. Ci sono i sottotitoli. No, infatti adesso I Miserabili, in realtà io me lo vorrò guardare anche in lingua originale, perché anch'io. Siccome ci sarà un francese che a me piace, quel francese... che a me piace tantissimo. Io allora, ragazzi, io vi dico, vi mando, mandiamo una canzone e poi ci facciamo i soliti saluti e vi invito ancora tutti i nostri ascoltatori a veramente guardare qualche film e interagire anche con noi. Dalla prossima puntata, se riuscite a guardare qualche film, interagite con noi tramite WhatsApp e ne parliamo anche con voi, soprattutto al Biondo e al mio cugino Angelo che ci stanno seguendo. Una canzone e rientriamo con i saluti. A volte penso che a quelli come me il mondo non abbia mai voluto bene. Il cerchio della vita impone che per un re leone vivano almeno tre iene. Gli amici ormai si sposano alla mia età ed io mi incazzo se non indovino all'eredità. Forse dovrei partire e andarmene via di qua e cambiare la mia vita in toto, tipo andando in Africa. Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c'hai ragione tu. In un mondo di giorni e di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni e di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni e di polio sono Ringo Starr. Oh, oh, oh.
fossi il tuo Batman, ma ero solo il tuo Ted. E quando dico che spero che trovi un ragazzo migliore di me, che i migliori alla fine se ne vanno sempre, che cosa rimane? Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale, che forse alla fine c'hai ragione tu. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. Di John e di polio sono Ringo Starr. Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale, e forse alla fine c'hai ragione tu. In un mondo di John e di polio sono. E sulle note dei pinguini tattici nucleari, che chiamarle note potrebbero essere un'offesa alla musica, no, questo pezzo mi piace, devo dire che mi piacciono i pinguini. Allora ragazzi, io vi devo dire, siamo arrivati all'ultimo intervento, è piacevolissimo questo format di trasmissione che stiamo avendo, ecco, nel chiacchierare, facciamo veramente una bella chiacchierata, sì, sui film, abbiamo ampliato a Giulio e a Paolo e adesso anche a Giulia, che ci dà anche quello che sono i coming soon. Tu sei il nostro coming soon, Giulia, anche. In un certo bene senso. Ti chiameremo Giulia. Non lo sapevi, te lo stiamo dicendo adesso. Grazie. Ho un titolo, quindi adesso va bene. Adesso mi sento parte del programma. No, assolutamente, anche perché veramente al di là di Mio Cinema, che è stata una bellissima iniziativa a cui avete aderito, sono veramente contento perché, come dicevi tu Giulia, è un modo per far capire che ci siete. Cioè non è un modo... perché giustamente è più bello stare al cinema sicuramente col maxi schermo, sì, i suoni, però è un modo per dire dai, noi ci siamo, adesso torniamo un attimino, abbiate pazienza, vi infiliamo due o tre chicchette in casa, ma arriva. E noi ci teniamo anche a ringraziare tutti i nostri clienti e non che questa settimana si sono registrati, che hanno acquistato dei contenuti, perché ci ha fatto molto piacere, e questo appunto è un modo per dirvi state tranquilli che noi siamo qua e speriamo di accogliervi il prima possibile con tutte le misure che tutelino noi, che tutelino voi e mi sembra giusto e quant'altro, diciamo. Tanto prima di lasciare la parola a Eddie, perché non lo so, c'è qualcosa da dire di importante, sì, lo vedo, sì, freme, dico una cosa. Chissà veramente, sai, tipo nel momento in cui adesso in periodo Covid guardiamo dei film belli, a un certo punto quando si potrà andare al cinema forse guarderemo dei film Covid, nel sì, senso che un sacco di registi, tanto forse lo stesso Salvatore ha fatto qualcosa. Ha fatto, sì, ha fatto un film girato tutto con videoclip, sì, infatti, girate con cellulari o in modo amatoriale in giro per l'Italia e... Ma anche i nostri Brain Desista film stanno facendo, sì, qualcosa. Quindi, una cosa analoga, sì, sì, sì. Anche noi di Brown the Rocks siamo un pelino dentro, ci siamo un pochettino buttati. Ma come video. Allora vi aspettiamo al cinema. Assolutamente, a vedere com'era quando c'era il Covid. Vi ricordate quando c'era il Covid? Eddie, che cosa che vuoi dire di così? Allora, importante? Io voglio fare tantissimi auguri di buon compleanno a mia sorella Daila, che auguri, oggi compie gli anni, e anche a mia sorella Barbara, che li compie domani. A distanza di hanno 12 anni di differenza tra di loro. Una è nata nel... Non si può dire l'età delle tue sorelle? Si arriva all'età. Tu sei il più vecchio comunque nella mia no, testa. No, io sono il mediano. Lo so che sei il mediano, ma sembri il più vecchio. Sì, lo so. E compiono praticamente a distanza di 12 anni gli anni a distanza di un giorno, perché una è nata il 25 e l'altra il 26. E quindi gli facciamo gli auguri a 1000 chilometri circa di distanza, quindi auguri. Allora, è arrivato il momento dei saluti. Un saluto speciale lo faccio prima io a Kilma, a Giulio, che purtroppo ha avuto veramente dei problemi tecnici e non vedeva l'ora di esserci e parlarci di favolacce, ma gli daremo lo spazio lunedì prossimo, così me lo guardo anch'io mentre... Oh, Eddie me lo racconta. Vediamo. Va bene. Un saluto a Paolo, sempre comunque pronto, sempre sul pezzo. Tra l'altro, veramente, la cosa della scala dopo vado a casa me la devo riguardare bene. Bravissimo, sui Miserabili. Ciao Paolo.
Ciao, ciao. Compito a casa te lo do dopo per WhatsApp. E grazie Giulia della tua presenza e dei tuoi anche consigli e del tuo apporto, ecco, su questa roba qua. Grazie, grazie a voi. È arrivato il momento di non annunciare i film della settimana, li abbiamo annunciati prima. In realtà, quel fatidico momento non è arrivato, però lo devo ricordare perché è sempre tradizione. Allora ragazzi, lunedì prossimo, 1° giugno, puntatona, parleremo di sicuramente, ricordami il titolo del film Giulia, quello che esce sabato 30. Dopo il matrimonio, già me l'ero dimenticato. Magari parleremo anche di Favolacce, di qualche altro film collaterale e se è uscito qualcos'altro di nuovo, chissà. Buona serata a tutti.